Salve a tutti e benvenuti al podcast del Cactus. Io sono Serena. Io sono Anni. E io sono Sony. Salve a tutti ragazzi, eccoci qua. Finalmente stiamo per iniziare quella che è una nostra, una nuova, come dire, rubrichetta, così possiamo chiamarla, Benny, come la vogliamo chiamare? Sì, è un format, esatto. Che nuovo format che si chiama Decameron. In che cosa consisterà? Consisterà in delle piccole puntate da 30 minuti che usciranno quotidianamente, sempre per accompagnare i nostri ascoltatori in questa quarantena che va diventando ogni giorno più greve, diciamo. Serena, tu che ne pensi? Sì, ogni giorno sempre più greve, però per fortuna abbiamo il podcast, insomma, che intrattiene, quindi siamo sul pezzo. Brava, brava. Bene, tu cosa vuoi dire? Vuoi dire qualcosa prima di incominciare? Io voglio dire che la gente sta cominciando a dare dei segni molto negativi di, diciamo, legati a questa quarantena. Ovvero sia? La gente sta cominciando a sfagiolare, sì, come si suol dire, sì, ma noi cercheremo di portarli sulla retta via e mantenerli nella salute mentale. Mentale, l'avete visto quel video dove c'è praticamente il quarto giorno di quarantena e c'è un manicomio dove c'è il pazzo e fa pallina, pallina, pallina. Io sono... Aspetta, cosa dice? Io sono il padre di mia moglie. Spettacolare. E allora ragazzi, siccome ieri comunque nella puntata numero 13 con Serena Puglia non siamo riusciti a parlare di tante altre cose, eccoci qua di nuovo con la carissima. E adesso io andrò ad elencare, riprendendo il discorso della puntata 13, quindi dell'ecosostenibilità, della vita ecosostenibile, dei piccoli trick, e li commenteremo insieme. Già ieri nella puntata 13 avevamo nominato il primo, che era diminuire il consumo di prodotti, una cosa molto generica che ci ha fatto un po' sorridere. Ma qui andiamo invece al cambiare stile di alimentazione. Serena, cosa vuol dire secondo te sta roba? Sicuramente consumare cibi magari bio, possibilmente. Cibi bio, quindi... I classici a chilometro zero, no? Quindi dal produttore al consumatore. Dal produttore al consumatore. Bene, tu cosa pensi invece? È anche legato forse un po' alla questione dei vegani delle scorse puntate? In qualche modo sì, cioè in primis bisognerebbe proprio ridurre il consumo di alimenti che hanno per esempio una confezione troppo impattante per l'ambiente, no? Pensate per esempio a quelle confezioni che hanno all'interno altre confezioni, quindi il biscotto che è rinchiuso in un involucro di plastica all'interno di un pacchettino più grande e all'interno di un pacchetto più grande ancora, una sorta di matriosca. Bravo, bravo, ti stavo dicendo, una matriosca di plastica. Esatto, sì, quindi per esempio la scelta proprio del prodotto commerciale, del prodotto industriale, comunque deve essere fatta sempre con un minimo di raziocinio, secondo me. Sì, Serena parla del packaging. Serena. Sì, eliminazione del packaging superfluo. E questo infatti credo che sia un altro punto, questo qua appunto, proprio quello dell'imballazione, no? Dell'imballamento di plastica. Qua invece proprio si parlava, sia come diceva Serena, di un'alimentazione bio, quindi cercare di acquistare cibi a chilometro zero da piccole aziende. Io amo tantissimo il concetto, no, della piccola aziendina, no? Che è una cosa che in paese riesce comunque ad essere più fattibile. Anche le carni, qui per esempio nel nostro paesino la maggior parte delle carnezzerie tratta delle carni locali, comunque, vero Benny? Ricordiamo però che la parola carnezzeria non esiste nel vocabolario italiano ed è una parola siciliana, carnezzeria. No, aspetta, a Catania come si dice, Sere? Ma in dialetto, intendi? No, voi dite macelleria. Macelleria, sì, semplicemente. Quindi Benny, carnezzeria è una cosa solamente nella nostra zona. A Catania non esiste il termine carnezzeria. No, non si usa. È come un'altra piccola differenza con Catania, che il pollo viene consumato a pranzo, mentre da noi a cena. Tu cosa preferisci? In linea di massima il pollo, il girarrosso lo vai a comprare a pranzo. Benny, tu cosa ne pensi? Cosa preferisci, a pranzo o a cena? Allora,
Allora, guarda, per una questione di tradizione ti dico a cena, però riflettendoci in effetti con la logica, Sì. quel tipo di pollo fatto in quel modo, con patatine fritte Butta e pesante. pasticceria annessa, mangiarlo a cena, soprattutto per chi come me mangia un pollo intero, o come si dice dalle nostre parti, un pollo sano, Sì, anche sai. qui parola palermitana o comunque siciliana, perché sano non si intende healthy, ma vuol dire sano, cioè intero. Ha deciso non sano, Ecco, proprio sano come pollo, come perso, come nello animale, specifico per i nostri ascoltatori del nord, e quindi diciamo che mangiarlo a cena non è proprio consigliabile, però per una questione di tradizione preferisco a quell'ora, Serena, sinceramente. anche perché stiamo divagando, però voglio approfondire. Cosa gli ficcate dentro il polletto voi a Catania? O almeno vicino a Allora, giù. noi gli ficchiamo, no, allora, all'interno niente, non è ripieno, è semplicemente condito con spezie erbe aromatiche, però poi di contorno, a parte le patate, abbiamo alivi, quindi olive, Sì. Strano. e la bella cipollata. Allora, se posso dire, nel pollivendolo, al pollaio, come si chiama, vicino a casa di Giulia, in realtà, gli ficcano dentro la cipolla e le olive nere, dentro. Sì, ah, dentro, sì, Dentro vabbè, esso dentro stesso. da contorno, ok, sì. Ci sta, Benny, che non ci sta l'olivetto. Confermo. Assolutamente sì, non è una cosa così scontata dalle nostre parti, anzi non si vede mai se non in qualche posto un po' particolare che comunque ha delle influenze secondo me catanesi, Sì. ma dalle nostre parti si fa semplicemente con il cosiddetto salmoriglio e poi patatine classiche, scusami, patatine fritte o a forno a scelta, più rosticceria mignon cosiddetta. Bravo, bravo. Comunque stiamo divagando, però è bello, ragazzi, si chiacchiera, via. Sì, è bello, è bello. Non dobbiamo fare troppa. Allora, quindi cambiarsi l'alimentazione sicuramente, ragazzi, evitate di strafogarvi di carne, sempre perché la maggior parte arriva dagli allevamenti intensivi, e quello, sapete quindi qual è il problema della liberazione dei gas, no? Dai liquami, dalle feci degli animali stessi, oltre allo sfruttamento dell'animale. Che è una cosa che noi odiamo, ovviamente, ma la stessa cosa per i vegetali, perché, come dicevamo con il nostro caro amico Antonino, l'allevamento classico, la coltivazione classica, l'utilizzo di prodotti azotati favorisce anch'esso l'inquinamento. Quindi, come dice Serena, roba bio, giusto? Sì, è al chilometro zero, Anche definitivamente. se posso fare, voglio fare una criticità. Tutti questi locali che trattano roba bio, ce n'è uno a Catania, Serena, sai dove? Vicino al Piazzale Europa, cioè dove c'è il Piazzale Europa, lì? Lì Non è so. Cristalli. No, è un altro. Che hanno prezzi però assurdi, quindi la contraddizione sta proprio lì. C'è tutto ciò che è plastic free o roba che utilizza, costa assai. Perché consideri un po' ci speculano su questo discorso, no? Perché un po' fa moda, un po' fa trend, Dovrebbe quindi essere però l'opposto, cioè se io voglio incentivare la l'opposto. gente ad acquistare roba bio a chilometro zero, eccetera, eccetera, oppure bicchieri di plastica scusate, no, bicchieri fatti con materiale riciclabile, le devi fare a un prezzo inferiore, se no la gente non l'acquisterà mai, perché la gente Però già vuole. ti posso dire che la plastica riciclabile nei supermercati, anche quelli un po' più low cost, così tirati, si trova, eh? Questo sì. E questa già Quindi già una. è Dimmi. un passo avanti. Che dici tu, Berna? Allora, io dicevo questo, guarda, hai detto proprio una cosa giustissima, perché il problema dei prezzi così alti è dovuto anche a un mancato controllo effettivo degli organi diciamo, di garanzia del consumatore, quindi ad esempio la Consob, no? Perché qui parliamo sempre di un mercato comunque emergente in cui c'è la domanda che sta crescendo, ma comunque è molto inferiore rispetto a quello che può essere la domanda dei prodotti più mainstream commerciali e di massa. E proprio per questo secondo me ci vorrebbe proprio una politica che incentivi in qualche modo queste imprese, diciamo, bio, che in qualche Bio. modo potrebbe portare anche a una riduzione dei prezzi che poi andranno a finire nei consumatori sostanzialmente. Chiaro, chiaro Benny. Benny dà sempre dei contributi Importanti, significativi. sì, simil avvocateschi, perché essendo la sua professione, lui cerca, no? È Deformazione. molto più informato, quindi top Moscato, top Benny. Allora, quindi qui leggevamo appunto mangiare solo cibi di stagione, mangiare a chilometro zero. Quindi tutto bellissimo e tutto giusto. Poi abbiamo punto 3, diminuire gli spostamenti, usare meno l'automobile. Siete d'accordo? Assolutamente Alla sì. grande. Quindi
Certo, se dovete spostarvi da Palermo a Catania, da Palermo a Torino, dovete pure andarci, non potete andare in bici. Però, se dovete spostarvi in città, vi consiglio delle ottime biciclette. Io ho acquistato da un anno una bici. Adesso mi fai qual è il nuovo trend del momento, la nuova moda? Lo skate? Il monopattino elettrico, caro. Sì, però voglio fare una criticità al monopattino elettrico, cara. Critica, non fare una critica. Dimmi. Greve. Stavo dicendo, voglio fare una critica alla cosa. Il monopattino elettrico è molto figo, però tu cosa dovresti fare cercando di spostarti non in auto? Di utilizzare un mezzo che possa contestualmente anche farti fare l'attività fisica, che non te fa male, no? Quindi il monopattino elettrico o la bi... Benny, volevo dirti anche a te, la bici elettrica dello Zordino, quello con le ruote enormi, che lui che sta seduto sopra sto trono con sta bicicletta con le ruote enormi che va come il vento. Ecco, io sono contrario a sta roba. Io direi, preferirei Punto, prediligiamo il monopattino e poi ci sento perché vai, il finisci. monopattino normale? No, elettrico. Sì, oppure io direi skate o rollerblade o quindi patte in linea, oppure una bicicletta molto semplicemente, così che potrete fare anche un po' di moto che non vi fa male, migliora la circolazione e tutto va al top. Ecco, perché tu Serena parli del monopattino elettrico? So che utilizza... Bellissima all'estero con la pattina elettrico, quindi sono galvanizzata per questo. Io so che sei andata a driftare a Berlino con i tuoi Io amichetti... ho fatto circa 1,5 km col monopattino elettrico, però è stato figo perché era la strada che portava alla Porta di Brandeburgo, no? Quindi ho Sì. attraversato praticamente tutto il vialone. Al tramonto col monopattino elettrico, mi sembrava molto, sai, una dei Goonies, però del futuro. Sì. Sì, Goonies del futuro, bella questa citazione. Esatto. Ed è stato molto figo perché comunque per i brevi, cioè per spostamenti molto brevi, Sì, è utile. ci sta. Ovviamente in una città come Palermo, come può essere Catania, è un po', cioè, diverrebbe tutto un po' più complicato. Però io ho avuto una bella esperienza, quindi per quello suggerivo Io il monopattino elettrico. invece voglio fare una bella domanda poi anche a Benny, quindi Serena è fazione monopattino elettrico. Benny, se tu dovessi scegliere uno dei nuovi mezzi del futuro, quale sceglieresti tra monopattino elettrico, hoverboard, monociclo, questi tre? Allora, guarda, innanzitutto per quanto riguarda gli spostamenti all'interno della stessa città, ovviamente si preferiscono, cioè sì, si preferirebbe usare, che si usassero in qualche modo, tutto ciò che concerne l'attività fisica anche, quindi tutto ciò che è elettrico è vero che può in qualche modo agevolare gli spostamenti, però se uno ha le possibilità e le capacità di poterlo fare, perché non spostarsi con una semplice bicicletta o a piedi? E Ma siamo d'accordo. mi Ti voglio sembra un po' portare una l'esperienza paraculata di questo un punto. intervento, però vabbè, Serena dice che è una paraculata, Benny. Io ti ho fatto un'altra domanda. Allora, abbiamo capito che sei un fit. dai. Guarda, è difficile questa risposta, perché comunque non ho esperienze in tal senso da poterti portare, Sì. però appunto un'esperienza che volevo condividere con le altre persone, con i nostri ascoltatori, è proprio quella riguardante una modalità di spostamento abbastanza semplice e banale, ma che in realtà potrebbe effettivamente aiutare sia il sistema sanitario in generale, è Sì. proprio una questione di muoversi per il movimento proprio del fisico, che è anche una questione di inquinamento, Cioè? cioè la corsa a piedi, ragazzi. Cioè, posso Allora, guarda, ti dire una faccio cosa? un'esperienza sul campo. Aspetta, Sara, aspetta. Qual è questa esperienza sul campo? Allora, guarda, mia sorella che vive in Inghilterra, vive a Londra. Aspettate, fermi un attimo. Prima Serena, vai Serena. Dico, la corsa a piedi Sì. non è comoda. Se tu devi fare uno spostamento breve, ma devi andare a lavorare, non puoi arrivare al lavoro tutto sudato, Aspetta, Benny, sporco. aspetta, perché so Benny cosa vuole raccontare. Aneddoto di Benny, prego, Allora ascolta. sì, ha ragionissimo Serena, però ci sono delle aziende che in qualche modo spronano i propri dipendenti a spostarsi a piedi, a andarsi addirittura col jogging nel posto di lavoro. In che modo? In molte aziende ci sono proprio gli spogliatoi con le docce,
come una specie di palestra in qualche modo, no? Conosci quindi qualcuno che lo fa? Quindi che succede? Ad esempio mia sorella a Londra, quando va nel suo posto di lavoro, comunque lavora in un'azienda abbastanza importante, sì. Lei ci sta tipo circa 45 minuti a corsa per arrivare nel suo posto di lavoro. Greve. Cioè, arriva sudatissima, sì. Ci va con le scarpe da ginnastica e tutto, ma si porta uno zainetto appresso. Quindi una volta arrivato nel posto di lavoro, si fa la doccia, si cambia, si trucca, si sistema e comincia a lavorare. Top. Questo è il punto. Bello. Quindi in ogni caso, se le aziende, se le imprese si organizzassero a tal proposito, chiaramente questa cosa sarebbe molto incentivata. Benny, no? Fuoco cammina con me, abbiamo capito. Quindi. Okay. Però io, allora, non hai risposto alla domanda, te lo scelgo io. Io ti vedrei sul monociclo, ecco, con una cassa al centro. Comunque, andiamo avanti. Posso fare un appunto? Sì, aspetta, c'è Giulio, appunto, prego. Io comunque in 6-7 anni di amicizia, conoscenza con Benny, credo di non averlo mai visto in bici. Ma lui sta dicendo quello che andrebbe fatto, non che lui lo fa. Giusto? Ah, e vabbè, che significa? Vabbè, perché Benny si sposta da Isola a Palermo, quindi non può andare in bici. Quindi qualora lui dovesse spostarsi a lavorare a Palermo, noi lo vedremmo girare sempre a piedi in bici. Assolutamente sì. Eccolo, l'ha detto. Appena mi trasferirò a Palermo, io camminerò a by foot e by bicycle. Bravo Benny. Va bene, vedremo. Tutto registrato con i testimoni. Oh piccio, tutti testimoni, tutti testimoni. Comunque, no, è una citazione, pochissimi la capiranno. Andiamo avanti, ragazzi, ci sono altri 6 punti, veloci. Non fumare e non drogarsi, questo è curioso. Il tabacco, la cocaina, la marijuana e l'hashish sottraggono ogni anno sempre più terreno alle coltivazioni agricole. Bah, questo mi sembra molto comico. Poi andiamo avanti. Però dovremmo aggiungere anche il discorso che la canapa, se coltivata in un modo ragionevole, sì, e controllato, potrebbe essere una buona... un buon surrogato della carta, del cordame o di altri... Benny, ti giuro, cose. Ti giuro, Benny, ti giuro. Ogni volta che dici cordame... Sì. È spettacolare. Mi fa piacere. Serena, a te piace questa parola, cordame? Cordame, sì, è figo. Cordame è allo stesso livello di entourage e di un'altra parola che avevo utilizzato, non mi ricordo. Comunque, di scroscio. Bravo, di scroscio. Comunque, sì. Di sketch? No, schizzo. Schizzo, grave. Ragazzi, è risuccesso. Allora, come solito, mi ha chiamato mia madre. Mamma, che succede? Buco, dov'è Buco? Cosa mangiate stasera? Questa è stata la telefonata. Top! Adesso che ti fa? Niente, adesso si continua. C'è lo stacco tipico che rende naturale la conversazione. Ecco. Okay. Salutiamo a mia madre. Ciao mamma, senza mani. Ciao mamma. Allora, quindi, stavamo dicendo qualche cosa o andiamo alla notizia? Ridurre gli imballaggi e gli oggetti monouso. Questo l'abbiamo già detto. Esattamente, vai. No, Bernardo stava parlando degli allevamenti di canapa. Allevamenti di canapa. Sì, ma già questo abbiamo detto che è il cordame, eccetera. Andiamo al dunque che voglio sentire i trick di Serena, dai. Allora, poi, spendere denaro per elettrodomestici di classe A+. Qua c'è scritto. Plus. Sì. Plus, che cazzo. Poi abbiamo vestirci di più. E accendere meno il riscaldamento, ci sta, certo. Ci sta questo. Quindi compratevi delle vestaglie, io ho quelle di Star Wars, belle pesanti, da Chewbacca, eccetera, eccetera, copritevi. Non come gli stronzi che stanno a casa in maniche corte e il riscaldamento acceso. Greve. Sì. Andiamo avanti. Sono tutti, ragazzi. Andiamo avanti con... Bernardo. Fai la raccolta differenziata, questo è ovvio, l'abbiamo detto ieri. Non sprecare mai l'acqua, anche questo... Giusto, è la luce. E quindi cosa fare? Stacca la luce e quando ti lavi i denti chiudi il rubinetto, no? No, quando ti lavi i denti chiudi il rubinetto, quando fai la doccia limita lo scorrere dell'acqua e quando non serve non accendere mille luci in casa. Vabbè, chiaro, chiaro, come invece facevo io quando ero piccolo. Però senza, cioè nei limiti, senza essere invasati, perché sennò... Certo, Benny, tu cosa ne pensi? C'è anche un altro piccolo trick, potrebbe essere quello di fare la pipì nel lavandino. Ma Benny, ma tu lo fai? Assolutamente no. No, non lo facciamo assolutamente, ci dissociamo da questo evento. Comunque, no, provatelo. Fate la pipì durante la doccia, ragazzi. Questo è un piccolo trick che esiste da dare. Però, no, bello, bello, però se dovete fare la pipì mentre fate la doccia, assicuratevi che la viabilità dell'acqua, lo scroscio dell'acqua sia garantito. Certo, certo. Cioè,
che non si è attuppato, solo si crea una piscinetta poco piacevole. Ma comunque anche questo. Una piscina vera e propria. Comunque, sì, è importante far divertire i nostri ascoltatori, perché c'è presura per ora in questi giorni, ragazzi. L'ultimo punto, ragazzi, l'ultimo punto è il migliore di tutti, veloci. Lavorare di meno. Sebbene i tempi attuali di crisi ci impongono ritmi lavorativi superiori, dovremo imparare a lavorare di meno. Dobbiamo prenderci il tempo per vivere. Vi lascio così. Sì. Quindi, Serena, invece i tuoi trick, vai subito. Io ne ho uno carino per gli amici odontoiatri, sì. Quindi per voi. Sì. Sostituzione del filo interdentale, che comunque è molto importante sull'ambiente, perché comunque è fatto di plastica. Di che è fatto il filo interdentale? Sì, nylon, abbiamo nylon filo intrecciato. Esatto, e ne esiste uno biodegradabile che è realizzato con il mais. Con il mais? Quindi, con il mais. Oh. Tramite dei processi, lavorazione che non sto qui a raccontare, però insomma esiste. Ed era carino perché mi ha fatto pensare agli amici. Brava, è come se posso dire lo spazzolino in bambù. Ragazzi, vendono. Sì, esatto, oppure le cannucce. Poi un altro trick, vabbè, tipico, eliminazione di cannucce. O in sostituzione quelle di bambù quando magari vai a bere un drink. Sì, ma credo che ormai le cannucce siano quasi. No, ma dico, le cannucce si sono quasi già, secondo me, in tantissimi posti sostituite, eliminate già in Olanda, vabbè, in Olanda è il futuro, però... Aspetta, vai Benny, domanda per Serena. Ma il filo interdentale di mais, una volta usato, poi si può mangiare? Hai sentito, Sara? Ma... oddio, se vuoi... Se vuoi sì, assolutamente... Comunque ci sta, ragazzi, se posso dire, ieri, Giulia, correggimi se sbaglio, nel film abbiamo visto il tizio stava bevendo il Bloody Mary e il sedano non era tipo una cannuccia, cioè non succhiava. No, nel Bloody Mary è previsto il gambo di sedano da sgranocchiare, non è una cannuccia. Mi sembrava che stava ciucciando il Bloody Mary dal sedano. No. Greve. No. Poi, Sere, vai, altri trick ne hai? Poi, sì, ne ho un altro. Vai. Allora, per sostituire la classica pellicola, quella che utilizziamo per conservare gli alimenti, sì. Esiste un'azienda che è stata fondata nel 2012 in Vermont, negli Stati Uniti. Dove negli Stati Uniti? Nel Vermont. Nel Vermont, va bene. Sì, tipico. Vicino al Canada, per intenderci. Tipico, dice Ben. Che si chiama Bees Wrap. Bees? Wrap. Hai presente il wrap, quello là del McDonald's? Sì, wrap. Ah, ok, significa avvolgere. Significa avvolgere, qua ci dice la regia. Esatto, bees scritto come ape. Quindi okay. B-E-E apostrofo S wrap. Ok. Quindi avvolgere tipo l'ape sarebbe salotto. Sì. Ed è un involucro realizzato per alimenti, realizzato in cotone biologico e ceradati. Top! E la cosa interessantissima è che questo tipo di pellicola è lavabile e riutilizzabile. Top! Io invece ve ne voglio dire una. Benny, tu hai qualche trick? Se no ascoltiamo la mia che è bella. Ho un altro trick. Vai Benny. Allora, questa è una cosa che avevo letto tempo fa, sì. Che riguarda gli assorbenti, sì. Per il ciclo mestruale. Sì, sì. Anche perché non è che se servono ad altro. No, ci sono gli assorbenti ascellari, comunque. Vai, esatto, bravo Sonny. E tra l'altro, se volete saperlo, c'è un personaggio Marvel che si chiama l'uomo assorbente, e non sto scherzando. Creve. Ma a parte questo, sì. Andatelo a cercare. Sì. Allora, gli assorbenti sono molto inquinanti, sì. Quindi molti consigliano di ritornare un po' alle origini, come facevano le nostre nonne, ovvero sì. Con gli assorbenti riutilizzabili. Greve. Quindi riflettiamo. E di che cosa sono fatti? Non lo sai, sono semplicemente riutilizzabili. Sì, di stoffa, ragazzi, semplicemente di stoffa. Che schifo. Serena, tu. Scusa, non si dice che no, schifo del sangue mestruale. No, Serena dice che si sta sboccando da una ragazza, quindi per fortuna c'è una ragazza. Giulia dice non si dice. Va bene, ci dissociamo dallo schifo. Ci dissociamo. Io mi dissocio, posso? Tu ti dissoci? Sì, sì, mi Serena, Bernardo pure, giusto? Beh. Sì, assolutamente. Top. Andiamo invece al mio consiglio, ragazzi. Io vi consiglio invece una simpaticissima cucurbitacea che si chiama la luffa. Ragazzi, l'ho vista e mi piace...
La luffa praticamente è una cucurbitacea che potete piantare nel vostro orticello, che potete utilizzare anche nel minestrone, che è una sorta di che cosa? Di cucuzza, tipo, che praticamente ha una parte interna molto simile a una spugna e può essere utilizzata come una spugna per lavarsi, per lavare anche i piatti, ed è facilmente biodegradabile, ragazzi, perché le spugne che utilizziamo sono ovviamente di, che cosa sono? Di plastica, insomma, roba... Le spugne di che cosa sono? Non credo proprio di plastica. Comunque, roba che è difficilmente degradabile. E quindi avevo visto in uno dei siti, questo è un cetriolo, no, qui dice è un vegetale, un frutto simile a un cetriolo, con la particolarità che a maturazione avvenuta la polpa diventa solida ed elastica, una vera e propria spugna naturale. Ecco, questo allora, posso dire una cosa? Sì. La pluffa. Sì. Ha ragione Sonny, nel senso ad associare la plastica alla spugna. Perché? Perché le spugne sono comunemente fabbricate con fibra di cellulosa o polimeri plastici espansi. Grave. Quindi ragazzi, la luffa, andatela a vedere. Che poi tra l'altro la luffa si utilizza tipo sotto la doccia. Lo so, sì, anche per lavarsi il corpo, sì. Siamo a 26 minuti, mancano 4 minuti. Serena, siamo al momento del startup, via. Sì. Allora niente, volevo semplicemente presentare due startup ecosostenibili, tra l'altro locali, mi hanno colpito per quello, perché una catanese e un'altra mi sembra palermitano trapanese. Sì. Ma vogliamo ricordare ai nostri teleascoltatori cos'è una startup, Sonny? Allora, Benny, startup, invece voglio che lo dici tu, Benna. Ti ho fregato. Allora sì, le startup sono sostanzialmente delle iniziative che diciamo di autofinanziamento, nel senso che ci sono queste micro aziende che nascono dal nulla e che decidono di chiedere finanziamenti e contributi dal pubblico, sostanzialmente con piccoli introiti iniziali per poi diventare delle vere e proprie aziende di un certo spessore. Molte volte partono ovviamente da giovani, no, che hanno anche delle idee geniali e poi vanno avanti e diventano aziende importanti, diciamo. Vai Sara. Allora la prima si chiama Orange Fiber ed è una startup catanese di due ragazze. Sì. Che trasformano le bucce d'arancia in tessuto, praticamente. Spettacolare. Sono due ragazze di Catania trapiantate a Milano, ovviamente sono due studentesse di design di moda. Sì. Che si sono specializzate in tessuti sostenibili. Bello. Hanno presentato una tesi sperimentale proponendo l'idea appunto di creare un tessuto dagli agrumi vero e proprio. Da lì parte tutto, perché diciamo che la relatrice le mette in contatto con il Dipartimento di Chimica del Politecnico di Milano per verificarne diciamo la fattibilità. Sì. E una volta stabilito che era possibile regalare un filato da uno dei tesori più preziosi comunque della Sicilia, che sono proprio le arance, sì, le due ragazze si sono subito mosse per trasformare quest'idea diciamo in un lavoro vero e proprio. Quindi siamo... che nel 2000... Sì. Sì? Quindi stiamo parlando di vestiti fatti con... Vai. Presentarono appunto il brevetto, che ebbe il primo riconoscimento diciamo internazionale. Sì. Al Change Make for Expo. Sì. E nel 2014 nasce proprio l'azienda vera e propria con appunto fondi pubblici e investimenti privati. Sì. E nel 2015 presiedono in Expo Milano, rappresentando proprio la Sicilia al padiglione Italia. La cosa più interessante anche, vincono un premio, che è il premio della fondazione di H&M, proprio la catena di fast fashion, H&M, quella che conosciamo, sì, tutti, per le idee più sostenibili. Figo. E grazie al quale hanno aperto al mercato internazionale. E quindi scusa, Silvia, vai. Quindi no, niente, poi volevo descrivere un po' come avviene la trasformazione dall'arancia al tessuto poi finito. Vai, veloce. Allora, negli scarti, in particolare nella cellulosa, che appunto si ricava dalle bucce. Quindi loro dall'arancia spremuta, sì, per i succhi, quindi dal sottoprodotto che sono le bucce, viene estratta la cellulosa, che poi viene trasformata in questo filato, che viene successivamente tessuto. Ah, quindi okay. All'interno industriale, sì, si trasformano diciamo tra le 60.000 tonnellate di agrumi all'anno. Sì. E la metà è il sottoprodotto da quale si estrae proprio questa cellulosa, che poi viene filata e da cui si ricava appunto questo tessuto, che è molto simile alla seta
o al codone. Figo, quindi magliettine, maglioncino, roba. Ora ragazzi, andiamo. Esatto, viene impiegato proprio per la produzione anche di abbigliamento soprattutto. Comunque vado, voglio vedere il sito, me lo ripeti come si chiama? Si chiama Orange Fiber. Orange Fibers? Fiber, scritto Fiber. Fiber? Sì, come fibra. Esatto. Perfetto, così lo diciamo e la gente se lo va a guardare. Ottimo, bellissima idea. Questa era la prima. La seconda, anche se sforiamo di qualche minuto, non importa perché lo voglio dire, lo voglio far dire. La seconda si chiama Canesis. Loro sono praticamente due ragazzi che ricavano materiali plastici dagli scarti vegetali, principalmente dalla canapa e dal pomodoro. Bello. E che fanno? La parola Canesis, poi tra l'altro, è la fusione della parola canapa con la parola kinesis, la parola greca kinesis, che significa movimento. Tu, Benny, mi confermate, visto che avete fatto studi classici. Ok, sì. Benny, confermi che... Confermo. Benny conferma, perfetto. Conferma. E insomma, la loro idea nasce un po' per... diciamo per contribuire ad arginare l'emergenza ecologica della, diciamo, della plastica che ci sta praticamente sommergendo. Sì. E quindi insomma sono due studenti universitari che dopo appunto ricerche e sperimentazione sono riusciti a realizzare un materiale termoplastico, sì, che è praticamente uno dei maggiori competitor di un altro materiale che viene utilizzato sempre per la realizzazione di prodotti di stampa 3D, che però è di origine sintetica, quindi di origine chimica. Chiaro. E tutto, diciamo, questa bioplastica viene realizzata utilizzando come biomassa lo scarto del canupolo, che è la parte interna legnosa della canapa, principalmente. Okay. Dello stelo della canapa, del tronco, esatto, diciamo. Okay. Sì. Ed è un materiale di origine vegetale che viene insomma indirizzato alla stampa 3D, ma con proprietà proprio di resistenza e trazione, che sono paragonabili a quelle plastiche petrolchimiche, poi praticamente. Bellissimo, bellissimo, ragazzi. Quindi vedete, si può fare. L'importante è avere l'idea e aver studiato, perché ovviamente questa è gente che ha studiato senza... Esatto. Senza posso fare una citazione? Posso, sì, dire un'ultima cosa? Sì. Come dice Greta Thunberg, che la conosciamo tutti, è la giovanissima attivista, sì, vedete, che è sempre in prima linea per lo sviluppo sostenibile. Sì. Lei dice, nessuno è troppo piccolo per fare la differenza. Sono d'accordo. Benny, sei d'accordo? Sono d'accordo, semplicemente volevo puntualizzare che il nome di Thunberg in realtà si pronuncia Thunberghi. Ok, Thunberghi, va bene. Ok, scusa Benny. No, Benny, a lui gli piace... Comunque, anche i più piccoli possono fare la differenziata, sì, giusto. Greve. Comunque ragazzi, la diciamo che... Per piccoli non intendiamo chiaramente tana grafica, intendiamo piccoli. Giulia, ti giuro, mi sembrava che stavi dicendo una cosa troppo grave. Anch'io. Ah, vero Benny? Troppo grave, non so. Malato. Comunque, per fortuna non l'hai detta. E allora, ragazzi, questa è la prima puntata del Decameron 1. Doveva durare 30 minuti, ma siccome l'argomento era interessante e le startup le volevo nominare, perché vive i giovani, viva l'Italia, viva il futuro! Giovani. Come sera? Però ragazzi, prima di chiudere, certo, volevo ringraziarvi per avermi invitato, per aver passato questo, diciamo, quest'oretta tra ieri e oggi comunque insieme a voi. Insomma, spero di poter trasmettere insomma poi dal vivo insieme. Certo, Serena, non mancherò occasione. Noi siamo contenti, ti vogliamo bene, ci siamo divertiti, ci stiamo intrattenendo, speriamo che vi stiamo intrattenendo. Vi voglio salutare, vi voglio dare un bacio. Benny, vuoi dire qualcosa? Sì, mi associo a tutto quello che hai appena detto. Sì. Saluto anch'io Serena, spero di vederti presto per passare dei bellissimi momenti. Come al solito, ragazzi. Come Serena? Lo dico, ciao Benny. Ciao ragazzi, un saluto e vi raccomando, ciao, seguite... Ciao ragazzi, alla prossima. Seguite sempre... Alla prossima. Podcast del Cactus. Cactus. Come Benny, dillo tu che ci manchi. Podcast del Cactus. Seguiteci su Instagram, troverete tutte le novità, tutte le chicche, tutte le news. Sì.